Leopardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni o peggio a suggestioni sono dei poveri deficienti ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà. Il problema razziale non è scoppiato all'improvviso, come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi risvegli, perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. È in relazione con la conquista dell'impero, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. In seguito alle leggi razziali, la ditta mandò a papà una lettera di licenziamento, in quanto ebreo non poteva più lavorare all'Ilva, che era una società statale. Fu un colpo durissimo, che lo fece soffrire molto. Si trovò tutto ad un tratto senza più un lavoro e con la famiglia da mantenere. Le leggi razziali ebbero ripercussioni anche su noi ragazze, che non potevamo più frequentare la scuola pubblica. Per mia madre, ancora più che per noi, fu una cosa tremenda, perché per lei era molto importante che noi andassimo a scuola e che ottenessimo dei buoni risultati. Fu comunque molto doloroso anche per noi non poter più andare a scuola e stare con le nostre compagne e la maestra, alle quali eravamo molto affezionate. La mia maestra è contraria al fascismo, ma, suo malgrado, quando la direttrice entrava in classe, faceva ripetere a ognuno di noi un motto fascista. L'appello funzionava così: «Della pergola!» e io: «È l'arato che traccia il solco, ma è la spada che lo difende». Un altro mio compagno invece doveva dire: «Tireremo avanti!» Che lavaggio del cervello! La notizia che eravamo state cacciate solo perché ebree ci colpì moltissimo. Per me e mia sorella, fino a quel momento, essere ebrei aveva significato semplicemente avere un'altra religione, non andare a messa. La comunità ebraica fortunatamente istituirono delle scuole proprie.
furono utilizzati maestri e professori ebrei che non potevano più insegnare nelle scuole pubbliche. Nonostante le difficoltà e la tristezza dovuta alla discriminazione, riuscimmo a vivere questo periodo con una certa serenità, almeno fino al 1943. Il 2 novembre di quell'anno, infatti, ci fu una grande razzia da parte delle SS, che entrarono nelle case degli ebrei genovesi e arrestarono tutti quelli che trovarono. Furono tutti deportati. Noi, avvisati prima, riuscimmo a fuggire e a nasconderci a casa di amici. Rimasta impressa è il fatto che, prima di partire per questo luogo sconosciuto, mia mamma vedeva che non avevamo niente da coprirci ed è andata disperata attraverso tutte le camerate a cercare qualcosa. Lei era brava a confezionarci vestiti. Alla fine ha tirato giù dei tendaggi durante la notte, da una sede del comando, non so. Dei tendaggi, il colore è l'unica cosa che ricordo, verde scuro. Durante la notte ha confezionato dei vestiti per me e per mia sorella, per coprirci in qualche modo. Al mattino presto sono venuti i tedeschi. Ricordo gli stivaloni, l'elmetto, i fucili, i cani lupo. Ci hanno caricato sui vagoni e da lì siamo partiti per Belsen. Urbinek era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava 3 anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare, non aveva un nome. Quel curioso nome, Urbinek, gli era stato assegnato da noi, forse da una delle donne, che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Era paralizzato dalle reni in giù. Ma i suoi occhi, persi nel viso triangolare smunto, saettavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del mutismo. Era uno sguardo selvaggio e umano un tempo, anzi, maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere. Tanto era carico di forza e di pena. Urbinek, che aveva 3 anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero. Urbinek, che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini da cui una potenza bestiale lo aveva bandito. Urbinek, il senza nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz. Urbinek morì ai primi giorni del marzo 45, libero, ma non redento. Nulla resta di lui. E gli testimonia attraverso queste mie parole.